Il clandestino, prima puntata, la nuova vita di Luca dopo il lutto. Nel clandestino, Luca Travaglia, interpretato da Edoardo Leo, è ispettore capo dell'antiterrorismo. Da tempo Luca ha in mente di sgominare una banda di criminali, ma le cose precipitano improvvisamente. La compagna, incinta, lo spinge a rallentare con il lavoro e ad occuparsi di più della sua famiglia, ma da un giorno all'altro, tutto questo finisce. Infatti la donna rimane vittima di un attentato che avrebbe dovuto colpire Luca, perdendo la vita insieme al bambino che aspettava. La cosa sconvolge Luca, che si sente anche profondamente in colpa per l'accaduto e decide di lasciare il lavoro nell'antiterrorismo. Quindi, vive a Milano dove inizia a lavorare come buttafuori per delle discoteche. La sua speranza è quella di riuscire ad anestetizzare il dolore per quello che è successo e, per farlo, Luca si lascia anche andare all'alcol con pessimi risultati. Le cose iniziano a cambiare nel momento dell'incontro con Palita. Si tratta di un uomo eccentrico, di origini cingalesi, che con i suoi modi di fare insoliti e divertenti inizia a far crollare il muro che Luca aveva costruito dopo la morte della compagna. Palita ha delle grandi idee per il futuro suo e di Luca e gliele propone. Palita, con il suo atteggiamento sopra le righe, spinge Luca a fondare insieme a lui un'agenzia investigativa privata. In questo modo Travaglia potrà svolgere un lavoro che gli è più congeniale e allo stesso tempo potrà finalmente cambiare vita. Inizialmente Luca si oppone, ma alla fine viene travolto dall'entusiasmo di Palita e decide di fondare l'agenzia, che fin da subito dimostra di essere un'attività piuttosto improbabile. Da quel momento Travaglia diventa conosciuti da tutti come il clandestino, poiché riesce ad infiltrarsi in tutte le attività e nelle vite di tutti per portare a termine i lavori che gli vengono richiesti. Fin da subito, in accordo con Palita, l'agenzia dimostra di avere molte particolarità. Infatti Luca non chiede denaro alle persone in difficoltà, ma soltanto alle famiglie più facoltose che si rivolgono a lui. In questo modo, Luca entra in contatto con tutti gli strati della società di Milano ed inizia a conoscere tutti i segreti delle famiglie più e meno influenti della zona. L'agenzia investigativa diventa però parte della comunità mentre Palita aiuta Luca a voltare pagina e ad andare avanti con la sua vita. Voi che cosa ne pensate? Vi sembra interessante questa fiction e credete che la seguirete? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.